Buonasera, in prima pagina torniamo ad occuparci della vicenda della Riviera Trasporti. I lavoratori hanno infatti approvato lo schema di accordo attraverso un referendum proposto dai sindacati. Di trasporto pubblico si è inoltre occupato ieri sera il Consiglio provinciale. Sentiamo. Con 180 voti a favore e 56 contrari, i lavoratori della Riviera Trasporti hanno approvato la proposta di accordo per traghettare la società sino all'appalto unico regionale, evitando il licenziamento di 43 dipendenti e la revoca dei contratti integrativi. Il referendum, organizzato dalle cinque sigle sindacali, CGIL, CISL, UIL, UGL e Faisal-CIGAL, si è svolto ieri. Hanno votato 236 lavoratori su 361 aventi diritto e la maggioranza ha deciso per il sì. Nel dettaglio, l'accordo, che permetterà di evitare il crack finanziario della società, consiste nel recuperare circa 3 milioni di euro, di cui 2 milioni da parte dei lavoratori e 800 mila euro da parte degli enti pubblici, regione, province e comuni. Di trasporto pubblico si è occupato ieri sera anche il Consiglio provinciale di Imperia. Il presidente Luigi Sappa ha comunicato il nuovo CDA dell'RT e PD e IDV hanno chiesto chiarimenti sull'attività svolta in passato dalla società pubblica di trasporto locale. Le risposte sono state fornite dall'assessore Antonio Parolini. L'assessore Ornella Rimondo e il presidente Sappa hanno invece illustrato il piano che prevede la creazione dell'Agenzia Unica di Trasporto Regionale, sottolineando che tutto sarà subordinato alla verifica di legittimità della creazione della stessa agenzia voluta dalla Regione. La pratica è stata approvata all'unanimità. Sempre durante la seduta di ieri è stato anche approvato a maggioranza l'aggiornamento del piano di riequilibrio finanziario, che si basa sulla vendita delle azioni dell'Autostrada dei Fiori, la cui asta è prevista il 29 luglio. Ed è stato confermato lo sciopero dei lavoratori della Tradeco per il 16 luglio a causa del mancato pagamento degli stipendi del mese di giugno. I salari infatti avrebbero dovuto essere versati entro oggi, ma l'azienda ha fatto sapere che i pagamenti non saranno effettuati prima del 9 luglio, in quanto risultano in ritardo i pagamenti delle fatture di alcuni comuni alla società. Inevitabile la rabbia delle maestranze. Novità in vista degli assetti politici all'interno del Consiglio Comunale di Imperia. Oggi è stato infatti ufficializzato l'ingresso nel partito Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale del vicepresidente del Consiglio Alessandro Casano della lista La Svolta. Sentiamo ai nostri microfoni il componente della direzione nazionale del partito, Gianni Berrino, e lo stesso Casano. Sì, mi rendo conto che di primo acchito possa sembrare una decisione così di mancanza di coerenza, però da un lato io non ho mai nascosto, anche in campagna elettorale, non ho mai fatto mistero della mia, diciamo, estrazione culturale di ambito di destra, insomma. E anche durante la mia attività consigliare ho affrontato temi che sono sempre stati, almeno di carattere più consono alla destra che non. Detto ciò, c'è anche da fare un'altra considerazione, che la mia lista civica, nata veramente come lista civica senza appoggio di alcun partito, è nata anche e soprattutto senza l'appoggio di personaggi influenti, di finanziatori, per cui anche le persone che hanno accettato di candidarsi l'hanno fatto in un'ottica veramente di spirito quasi di avventura o di esperienza, ma poi nel corso del tempo, proprio per l'indole di moltissime persone che hanno aderito, che mi hanno sostenuto, diciamo la spinta propulsiva, l'attivismo, eccetera, è venuto un pochino a mancare, perché è una cosa normale per chi non è abituato, come me d'altra parte, insomma, a dedicarsi all'attività politica in una certa maniera. Per cui questa scelta è maturata nel tempo, diciamo congiuntamente con le persone che mi sono rimaste comunque vicine nell'ambito del mio movimento, per cercare di darsi una struttura più organizzata e comunque trovare un ambito ideale che sia consono a quelle che sono i nostri orientamenti. Poi certamente, essendo la lista è nata come lista civica, quindi fatta di sfaccettature diversissime, ci sono certamente persone che magari potrebbero non condividere la mia scelta, però ripeto, è un discorso di direi decisione di ottenere una struttura migliore per portare avanti il risultato che abbiamo conseguito, insomma. Gianni Merino, dunque, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, approda anche in Consiglio Comunale ad Imperia. Ma per noi è una grande soddisfazione che il dottor Casano abbia accettato
di entrare in Fratelli d'Italia e che costituisca il gruppo Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale nel Consiglio Comunale di Imperia. Un giusto riconoscimento, un bel riconoscimento alla nostra operazione politica per far nascere un centrodestra diverso da quello finora esistito, ma che ha il suo fondamento e la sua estrazione nella destra che ha sempre rappresentato Alleanza Nazionale, soprattutto all'inizio. Fratelli d'Italia è certamente una cosa nuova e diversa rispetto ad Alleanza Nazionale, ma i principi, molti dei principi fondamentali sono questi, rivisti in chiave attuale del 2012, 2013, 2014, come siamo oggi. Quindi è una grande soddisfazione. Oggi siamo così presenti in tutta la provincia, abbiamo consiglieri comunali naturalmente a Sanremo, Imperia e in qualche paese dove si sono svolte le elezioni. Insomma, siamo pronti a decollare adesso che è finita la fase elettorale che ci ha visti in una continua rincorsa da quando siamo nati a oggi. Finalmente abbiamo tempo per dedicarci allo sviluppo del partito sul territorio e appunto l'adesione del dottor Casano e di altre persone del suo gruppo va proprio in questa direzione, nel cercare in quello che è sempre stato l'elettorato, le persone che si identificavano nel centrodestra, di espanderci in questo settore, senza preclusione alcuna se non l'appartenenza al nostro partito come linea politica, per dimostrare che Fratelli d'Italia non è una riedizione in chiave minore di Alleanza Nazionale, ma è una cosa diversa. Siamo il centrodestra, ma siamo una cosa diversa. Il senatore di Liguria Civica Maurizio Rossi è intervenuto in commissione Vigilanza RAI per rimarcare la vicenda della richiesta dei supercanoni da parte della televisione di Stato. Rossi sottolinea che potrebbe configurarsi anche il reato di truffa da parte della RAI e chiede spiegazioni sui metodi al sottosegretario per lo sviluppo economico. Sentiamo. Accurato di un'analisi che andrà valutata. Però se tu ingeneri in una persona il dubbio che debba pagare e stai chiedendo i soldi e inverti la prova, ci sono gli aspetti penali, ci possono essere aspetti penali, che rischia praticamente tutta la RAI e i soggetti. Io credo che davanti a una situazione come questa, gravissima come quella che si è creata, stiamo parlando solamente della regione Liguria, si parla di 70.000 partite IVA che hanno ricevuto il bollettino. Parliamo di agenti pubblicitari, che ragazzi che guadagnano 10-15 mila euro, che gli vengono chiesti 407 euro e spaventati, e non avendo la possibilità di andare a un avvocato, qualcuno forse l'ha pagato. Parliamo di giornalisti andati in pensione che si sono aperti una partita IVA e gli sono arrivati. Parliamo, lo dico, presidente della Camera di Commercio, presidente dell'Ordine dei Medici, CNA, Confartigianato, sono tutti, hanno aderito alla protesta di cui sto parlando. Quindi qua parliamo di un caso veramente straordinariamente importante, dove io ritengo ci siano due aspetti. La RAI deve immediatamente fare una comunicazione, non come sta facendo, dove non chiede neanche scusa. La RAI deve ritirare immediatamente quello che ha fatto, perché in questo modo forse si salva delle azioni anche penali. Verranno valutate, deve valutarlo l'ufficio legale della RAI. Deve chiedere scusa a tutti i cittadini, e chiedo anche che si potrebbe valutare in questo caso la costituzione di una commissione parlamentare di inchiesta ad hoc su questo caso. Il Presidente, che può interessare tutti, se potesse chiedere alla RAI se queste lettere sono partite direttamente alla RAI o se la RAI non abbia dato un appalto esterno a un soggetto atto alla riscossione dei crediti, perché questa, come è partita questa volta, mi sa che ci sia qualcosa, e nel caso quanto ha pagato la RAI o quanto ha promesso di percentuali sul recupero. Questa si configura come un vero e proprio quesito a risposta scritta. Possiamo farla sia in forma o di lettera formale, che la commissione tutta manda alla RAI, se volete mi mandi il testo, o se no faccio una telefonata o una per le vie brevi. Sì, perfetto. Comunque sarà fatta per avere maggiore chiarezza su tutta questa vicenda. Non c'è dubbio, perché lavoriamo sul canone speciale. Se anche il presidente Fico si associa al termine pasticcio che ora l'amico Assaldi ha usato nuovamente come cifra della posizione del PD, diciamo la posizione è completa. Io sono d'accordo, non voglio aggiungere elementi
Confermo quello che ho già detto. Nella lettera mancano alcuni elementi, trovo anomalo la platea a cui è stata inviata, trovo singolare questa discrasia in due atti di RAI, lettera e sito. Mi fermo qui perché potrei aggiungere che è in sé la normativa che va cambiata perché ci sono degli equivoci. Perché quando si parla di apparecchi atti o adattabili, io non sono un tecnico, atti ho capito che cosa sono, adattabili preferisco, diciamo così, prendere atto che il MISE dice nel 2012 quali sono gli apparecchi, punto. Ma non è che l'interpretazione di una circolare può... Allora, noi abbiamo bisogno di un intervento di riforma della modalità complessiva che tenga conto anche della realtà e del contesto di oggi. Non è che possiamo fare... Ha preso il via in Liguria, in via sperimentale, il sistema regionale della ricetta elettronica. I medici di famiglia che hanno già inviato le prime ricette sono un medico dell'ASL numero 1 in Periese, uno di Chiavari, due rispettivamente di Genova e di Savona. Tutte le prove hanno avuto esito positivo. Il sistema regionale raccoglie le ricette dematerializzate e le invia in tempo reale al cervellone di Sogei presso il Ministero dell'Economia. Le farmacie regionali sono in grado di erogare i farmaci a fronte della presentazione del promemoria e sono anch'esse collegate al sistema. La Regione Liguria ha sottoscritto la Carta dei diritti delle persone colpite da sclerosi multipla. Il documento fissa principi e modalità per affrontare al meglio l'emergenza di questa patologia, affrontando i diritti alla salute, alla ricerca, all'autodeterminazione, all'inclusione sociale, al lavoro, all'informazione e alla partecipazione attiva. La sclerosi multipla colpisce in tutta la Liguria 1.800 persone. Voltiamo pagina alle selezioni per la Liguria di Bravissima, il popolare spettacolo televisivo dedicato a ragazzi fra 18 e 28 anni, passano per la Liguria grazie a PMC Eventi di Silvana Zingarelli e Stefano Sivieri. A presentare l'evento è intervenuto il conduttore televisivo Valerio Merola, che ideò il programma nel 1991. Sentiamo. Valerio Merola, ospite a Imperia TV perché torna Bravissima, primo talent show italiano inventato da Valerio negli anni 90, nel 1991, qui con Barbara Cibelli. Ciao Andrea. Ciao Barbara. Ciao a tutti. Questo talent show passa anche per la Liguria, passa per la provincia di Imperia, ma anche per Genova, Savona. Allora, Valerio, di che cosa stiamo parlando? Parliamo del primo talent effettivamente della TV italiana, come tu hai giustamente detto, e non esisteva il talent show, io con molta modestia l'ho ideato e organizzato, poi dopo è stato ripreso da tantissimi altri televisivamente parlando, ma Bravissima in senso assoluto, il primo dopo 18 anni che si è svolto all'estero, io ho vissuto anche nei paesi del Sud America, ho lavorato molto in quei paesi, ho esportato Bravissima, dopo 18 anni l'ho reimportato in Italia e quest'anno si ripropone come l'unico vero talent show che cerca la vera showgirl. Cinque categorie, canto, ballo, moda, cinema, TV, fitness, nella finale nazionale ci sarà una performance mista, quella ragazza che saprà fare meglio un po' tutto, che sarà una vera showgirl, sarà la Bravissima 2014. Quindi premi professionali, concorso professionale, non parliamo di un concorso di Miss, bisogna essere brave, magari belle, meglio bravissime. Quindi iscrivetevi www.bravissima.us, poi c'è anche Imperia TV che è la nostra TV partner, Barbara Cibelli, direttore artistico per la Liguria. Io mi auguro veramente che un imperiese o una ligure possa vincere un titolo a Bravissima, perché ci sono tanti talenti in questa regione, secondo me ancora da scoprire. Concorso assolutamente gratuito, questo è bene saperlo, ricordatevelo. Barbara, ci sono delle selezioni velocemente? Ci sono delle selezioni, faremo un casting il 17 di luglio a Cairo Montenotte, e faremo una selezione a Imperia invece e Ira Terme il 31 di agosto. Le ragazze si possono iscrivere, come diceva Valerio, sul sito, possono contattarmi su Facebook, possono contattare voi qua a Imperia TV ed è tutto gratuito, questo è molto molto importante. Qua siamo pieni di talenti e speriamo che un talento ligure porti in alto la bandiera.
Ad Abano Terme, dove ci saranno Abano Terme per le finali. Valerio, tra l'altro, un talento ligure, lo abbiamo già qui con noi in studio oggi. Per il settore moda indossatrice, io sono molto felice che ci sia questa imperiese che si chiama Sara, che secondo me ha molte caratteristiche per poter affermarsi nel settore indossatrice. Innanzitutto l'altezza, oltre 1,80 m, un volto molto espressivo, una classe nel portamento, e una cosa che non va trascurata, una ragazza che parla 4 lingue ed ha anche una cultura, si è appena diplomata. Quindi penso che veramente sia un imperiese che un po' raduna le caratteristiche che a mio avviso sono molto importanti per potersi affermare, in questo caso, nel settore moda indossatrice. Non soltanto belle, non soltanto brave, ma bravissime. Torneremo a parlarne a microfono aperto con Valerio, con Barbara, ma anche con altri ospiti, per approfondire che cosa è bravissima e cosa può offrire a molti nostri giovani. Voltiamo nuovamente pagina, passiamo alla cronaca. Agitazione in vista a Vado Ligure, sempre in merito alla questione della Tirreno Power. I sindacati dei lavoratori hanno infatti annunciato l'avvio di una serie di scioperi. Vediamo. Le aziende sono state sicuramente positive e importanti, hanno dichiarato che loro sono interessate a continuare la produzione su Vado, che vogliono fare gli investimenti previsti per arrivare a produrre con i due vecchi gruppi migliorati a livello delle migliori tecnologie disponibili, quindi in un anno sostanzialmente servirebbe a una applicazione della MTD che in nessun'altra, ripeto, nessun'altra a oggi centrale di produzione termoelettrica a carbone in Italia sono rispettati. Gli ammortizzatori sociali per l'indotto, in questo caso con gli ulteriori 2 mesi della cassa in deroga, e avere cassa integrazione senza la prospettiva dei licenziamenti per tutti i lavoratori Tirreno Power. I sindacati di CGL, CISL e UIL hanno proclamato lo sciopero generale per tutto il mese di luglio in Tirreno Power in seguito alla procedura di licenziamenti collettivi attuata dal gruppo per oltre il 60% della propria forza lavoro. Dovrebbero essere 8 ore per tutti i lavoratori giornalieri e 8 ore di sciopero per ogni turno consecutivo per turnisti e semiturnisti. Tuttavia, durante lo sciopero, che verrà dichiarato almeno 10 giorni prima della sua effettuazione, sarà garantita la sicurezza e la continuità del servizio elettrico. Nel frattempo i sindacati hanno anche scritto al Presidente del Consiglio Matteo Renzi perché temono che gli errori del management di Tirreno Power e della politica, che non ha saputo attuare una sana e positiva programmazione energetica, debbano pagarli solo i lavoratori. Intanto, dopo l'incontro di Roma con il Ministero dell'Ambiente, i lavoratori di Tirreno Power chiedono di accelerare i tempi per la nuova autorizzazione integrata ambientale, mentre la Regione dovrà occuparsi dei fondi per la cassa integrazione. E per contrastare la presenza di venditori abusivi sulle spiagge, uno stabilimento balneare di Sanremo ha pensato di installare un'apposita segnalettica. L'iniziativa è dei Bagni Nettuno, in particolare in un servizio. Cartelli antiabusivi in spiaggia, l'iniziativa dei bagnini dello stabilimento balneare Nettuno di Sanremo. Tempi duri quindi per i cosiddetti Vucumpra, che propongono la loro merce ai bagnanti. Il bagnino sceriffo è Massimo Cascio del Leggio Matuttia, che accogliendo le richieste dei turisti da questa mattina ha posto 2 divieti sull'arenile. Sì, infatti qua in spiaggia notoriamente ci sono extracomunitari che vendono un po' di tutto e quindi ultimamente davano un po' fastidio anche ai clienti dello stabilimento perché si infilano in mezzo agli ombrelloni e quindi uno, due, tre, poi sono tantissimi e quindi alla fine noi rischiamo di perdere la clientela. Già c'è crisi e quindi non è una bella cosa neanche per Sanremo a livello anche di immagine, quindi abbiamo dotato lo stabilimento balneare di cartelli appositi dove è indicato il divieto di vendita agli abusivi. Speriamo ora che questa singolare e importante iniziativa, forse la prima in Liguria, venga presa come esempio. Noi auspichiamo che la nuova amministrazione segua questa nostra iniziativa, magari istituzionalizzandola e quindi mettendo dei cartelli fatti dal comune su tutte le spiagge del litorale del comprensorio sanremese, in modo da dissuadere la vendita degli abusivi. Noi vorremmo che gli abusivi proprio non venissero proprio in spiaggia e quindi ci dovrebbe essere fatto un lavoro a monte, però intanto noi abbiamo cominciato come stabilimento privato e poi speriamo che a ruota seguano altri stabilimenti le istituzioni cittadine. E
turisti che cosa hanno detto appena li hanno visti? Stamattina ci hanno fatto i complimenti per questa iniziativa, hanno detto era ora. E quindi noi abbiamo pensata e l'abbiamo fatta. E quindi noi speriamo che anche altri la pensino e la facciano. La Guardia Costiera di Sanremo è intervenuta per due conduttori di acqua scooter che stavano effettuando manovre azzardate poco fuori l'imboccatura del Porto Vecchio della Città dei Fiori, tali da rendere non sicuro il transito delle unità in entrata e in uscita. I due sono stati così intercettati e condotti presso gli uffici della Capitaneria, dove sono stati multati con una sanzione amministrativa complessiva di oltre 3.000 euro per diverse violazioni alle leggi su diporto e ai regolamenti portuali. Uno dei due non aveva neanche mai conseguito la patente nautica. E si è svolto questa mattina sulla pista ciclabile a Sanremo, nel tratto compreso tra Piazzale da Porto e l'ex passaggio a livello del Morgano, un intervento della Polizia Municipale che insieme agli operai del Comune hanno rimosso una serie di biciclette incatenate alle griglie. Si tratta di ben 15 bici in cattivo stato che erano abbandonate da tempo. Gli agenti hanno lasciato alcuni cartelli per gli eventuali proprietari che vogliono andare a recuperarle presso il comando della Municipale. Nel primo pomeriggio di oggi a Sanremo due donne sui 30 anni a bordo di un motorino sono cadute a causa di una lunga scia di olio lasciata da qualche camion o bus in via Padre Semeria. Le due donne non hanno riportato gravi ferite ma sono state comunque portate in ospedale per un controllo. La Polizia Municipale ha chiesto l'intervento degli operai comunali per coprire la striscia d'olio con materiale apposito onde evitare altri incidenti. Ed è ripresa intorno alle 12 ed è tornata gradualmente alla normalità la circolazione ferroviaria sulla linea tra Genova e San Pier d'Arena e Genova Sestri Ponente, dopo che un gruppo di manifestanti estranei alle ferrovie italiane avevano occupato i binari alle 11.30 nella stazione di Genova Cornigliano. La protesta ha causato rallentamenti tra Genova e Savona, conseguenze per l'Intercity e due regionali che hanno registrato ritardi di oltre 30 minuti. Tre regionali sono stati cancellati per parte del percorso. La circolazione è ripresa solo dopo le verifiche del personale tecnico di Rete Ferroviaria Italiana, che ha accertato l'integrità dell'infrastruttura e del regolare funzionamento dei sistemi tecnologici di linea per il passaggio in sicurezza dei treni. Facciamo una breve pausa, ci sentiamo tra poco. Migliaia di persone hanno seguito ieri, come ogni anno per le vie di Loano, la solenne processione in onore della Madonna della Visitazione. Alla processione hanno preso parte ben 25 confraternite e 35 crocifissi, oltre all'imponente arca della Visitazione portata a spalla dalle cappe turchine loanesi. Vediamo. Anche quest'anno la solenne processione dedicata alla Visitazione di Maria, svoltasi a Loano, si è rivelata una delle più partecipate della Liguria in termini di fedeli e di confraternite presenti. A fianco delle cappe turchine, padroni di casa, hanno sfilato altre 24 confraternite provenienti da tutta la regione, che hanno portato ben 36 imponenti e pesanti crocifissi. Ma il punto centrale della processione è stato rappresentato, come sempre, dalla sfilata dell'Arca della Visitazione, sotto la quale si alternano 40 portatori. Momento solenne, l'onore ai marinai caduti, con il suono del silenzio e il sollevamento dell'Arca. Da diversi anni ormai le cappe turchine loanesi, che traggono il loro nome dalle vesti color del mare donate loro alla fine del 1500 dal marchese Andrea Doria, concedono l'onore di aprire la processione al nucleo di protezione civile della confraternita Santissima Trinità d'Imperia, un segno di un legame ormai consolidato fra le due confraternite.
Tutto pronto a Costa Donnella, frazione di Imperia, per la notte bianca di sabato. In programma musica, danza e gastronomia, oltre ovviamente alla parte istituzionale della festa della bandiera argentina. Di servizio. Signor Sindaco, si avvicina a questo appuntamento, la Notte Bianca, uno degli appuntamenti di apertura di luglio. Sì, 5 luglio, Costa Donnella, la Notte Bianca, è un evento di una grande importanza, per il fatto che si svolge in una frazione e questa amministrazione punta molto sulle frazioni. B, perché comunque è la dimostrazione che anche con pochi contributi, grazie a circoli, associazioni che mettono in campo la loro buona volontà e il loro impegno, si riescano a organizzare eventi del genere. L'amministrazione comunale, dal lato suo, in un periodo di scarsezza di risorse, non può far altro che cercare di contribuire, in questo caso con la messa a disposizione di un bus navetta per il trasporto delle persone che vorranno recarsi alla festa, cercare di fare in modo che la burocrazia diventi meno pesante, soprattutto per la realizzazione di questi eventi, per le associazioni che poi non sono dotate magari di uffici, di staff tecnici, quindi andrebbero incontro a spese eccessive, quindi il Comune, diciamo, si pone come interfaccia per cercare di minimizzare, sempre all'interno della legalità naturalmente, la burocrazia che sta rovinando il nostro Paese, che per un evento del genere farebbe perdere magari una settimana o due di lavoro a professionisti. L'evento è noto, diciamo, è conosciuto a Imperia, si tratta della edizione del 2014, è una cosa molto carina perché si passa in tutto il Paese, ci sono vari punti, l'anno scorso ero stato presente, quest'anno sarò nuovamente presente, perché comunque è un'occasione per A, visitare una frazione, B, stare in compagnia una sera con tutte le persone che si recano alla festa. Da non dimenticare poi l'aspetto tradizionale, diciamo istituzionale. Sì, la festa è la 27esima festa della bandiera argentina, è nata dopo il gemellaggio che il Comune di Imperia ha realizzato con la città di Rosario in Argentina, e quindi c'è tutta la parte, prima della parte ludica, c'è tutta la parte istituzionale, storico e amministrativa, che fa della festa una festa molto particolare, perché c'è il connubio divertimento, partecipazione di massa, e c'è invece la parte dove si riflette sulla storia della nostra città, delle nostre frazioni e dei liguri che hanno, come dire, hanno dato un loro contributo allo sviluppo della libertà e della democrazia nel mondo, perché Manuel Belgrano, dobbiamo sempre ricordarlo, è stato il padre della patria argentina e colui che ha inventato la bandiera argentina e colui che ha vinto a capo dell'esercito di liberazione, ha vinto la guerra contro la Spagna e ha liberato l'Argentina agli inizi del 1800. Quindi facciamo una bella festa, molto partecipata, ma ricordiamo anche un evento culturale e politico di grande importanza per la nostra città. A Proda anche ad Imperia il tour nazionale di Federico Francesco Ferrero, MasterChef Italia 2014. L'appuntamento si terrà domani a Villa Faravelli con inizio alle 21. Ad illustrarci il programma è stata l'assessora al turismo del Comune di Imperia, Sara Serafini. In principio era il brodo, questo è il titolo di un appuntamento per venerdì, di cosa si tratta? Dunque, venerdì sera abbiamo organizzato a Villa Faravelli la presentazione del libro di ricette del vincitore di MasterChef 2014, Federico Ferrero, che ha parentato e una parte della sua vita vissuta nell'imperiese. All'interno di questa manifestazione quindi ci sarà appunto la presentazione del libro e la conduttrice sarà Antonella Viale, ci sarà anche una piccola performance, Federico si porta due musicisti e su cui non so granché sulla performance, però aspettiamo tutti coloro che sono interessati al personaggio e alla trasmissione a Villa Faravelli a partire dalle ore 21. Anche in questo weekend prosegue il programma di animazione a Villa Grocchi in via Fanny Roncati Carli ad Imperia, curato dalla provincia. Sabato 5 luglio dalle 17 alle 20, durante l'orario di apertura del Museo del Clown, si terrà lo spettacolo Vita da Clown, a cura dell'associazione Teatro dei Mille Colori di Sanremo di Salvatore Stella. E ora vediamo i cantieri sull'autostrada dei Fiori per questa settimana e il quadro meteo. Questi cantieri sull'autostrada dei Fiori nel tratto Savona confine di Stato, che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico da lunedì 30 giugno a domenica 6 luglio. In direzione Francia, carreggiata nord tra Sanremo ed Arma di Taggia,
Carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta per il rifacimento della pavimentazione tra la galleria Montà di Lanza e il viadotto San Francesco, da lunedì a giovedì anche notturno. In direzione Genova, carreggiata sud tra Albenga e Borghetto Santo Spirito, riduzione della carreggiata da 2 ad 1 corsia per il ripristino dei cordoli al viadotto Torsero. Da martedì a venerdì solo diurno, tra Imperia Ovest ed Imperia Est, riduzione della carreggiata da 2 ad 1 corsia per la posa di barriere phon assorbenti, da lunedì a venerdì anche notturno. Il meteo elaborato da ARPA al Meteo Ligure, vediamo quindi le previsioni per domani, venerdì 4 luglio. Fin dal mattino tempo spiccatamente variabile, con nubi irregolari e deboli piogge sparse sul centro ponente. Nel corso delle ore le nubi aumenteranno e non mancheranno rovesci e temporali, anche forti, fenomeni in attenuazione in serata a partire da ponente. Umidità su valori medio-alti, venti da nord-est fino a forti a ponente, da sud-est moderati a levante. Il mare in aumento fino a mosso, molto mosso a ponente. Dopodomani, sabato 5 luglio, giornata incerta, con cielo generalmente molto nuvoloso o coperto, soprattutto al mattino. Lungo le coste le nubi si apriranno nelle ore centrali e lasciando spazio a temporanei sprazzi di sole, mentre nell'interno non mancheranno isolati deboli piovaschi. Umidità su valori alti, venti in calo fino a deboli in prevalenza meridionale o di direzione variabile. Il mare sarà mosso o molto mosso la sera. Chiudiamo qui il nostro giornale, l'appuntamento alle prossime edizioni. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro come sempre una buona serata.